L'idea 2016, la Tra Rifugi era un po' in una fase di stanca e con l'amico Freddy Gallo e Daniele Catarin abbiamo pensato bene di dare luogo a una manifestazione sportiva più a valle rispetto al Pra. E a dire il vero il problema era che di gare se ne facevano tantissime, noi non volevamo fare una gara normale, volevamo fare una gara che avesse anche un contenuto culturale, storico, e per questo motivo abbiamo pensato questo vallone che era semi sconosciuto ai più, sostanzialmente era soggetto molto a turismo religioso ma meno conosciuto dagli altri, e abbiamo approfittato di questo bellissimo sentiero che sale nel vallone cosiddetto il vallone Subiasco, che è detto vallone degli invincibili, e abbiamo scoperto un percorso davvero interessante. Allora abbiamo pensato di abbinare lo sport alla storia, andando a ricordare con questa manifestazione sportiva tutti gli eventi della fine del XVII secolo che riguardano gli invincibili valdesi sostanzialmente. Io ci tengo sempre molto, il mio territorio l'ho sempre partecipato a tutte, alle volte sono stato criticato perché non sono andato a fare gare di livelli più alti e sono sempre stato qua, e a me piace così, non ho mai seguito nessuno schema, sono sempre stato molto libero. Nei momenti liberi, anche solo il pomeriggio, io vado con il mio cane a passeggiare in montagna perché mi piace respirare in libertà e non mi piace troppo la chiacchiera e il rumore, quindi vado in montagna sia per rilassarmi che per guardare il panorama, ed è un piacere per la mia mente e per i miei occhi. Il Trail degli Invincibili è ormai da anni un affezionato sostenitore di Find the Cure, per cui gli iscritti alla gara contribuiscono a sostenere i progetti e abbiamo anche qua un banchetto solidale dove chi passa nel parterre può passare e sostenerci. Find the Cure è un'associazione di cooperazione internazionale con progetti principalmente in Africa, in questo momento abbiamo progetti che riguardano la salute, l'acqua, l'educazione in Mali, Kenya e Tanzania. E nel corso degli anni, a sostegno di questi progetti, è nato anche un progetto sportivo che si chiama I Run for Find the Cure, in cui sono stati coinvolti molti atleti solidali e molte gare solidali che sostengono i progetti di Find the Cure. Dal punto di vista tecnico, pur essendo un percorso molto esposto, nel senso che molto panoramico, non presenta alcun rischio, alcun problema, tant'è vero che sul sentiero che salgono gli atleti, salgono e scendono le mucche che vanno a frequentare i pascoli di Barmadaut, però è molto spettacolare. Diciamo che è nato 20 km nel momento in cui ormai 20 km era diventata la distanza minima di una gara, no? Perché ormai c'è un po' di bulimia fino a raggiungere gli eccessi, a mio giudizio, dei 440 km del Tour de Glacier o i 330 del Tour de Jean. Il dislivello è contenuto perché sono 1300 metri di dislivello, ma molto ben distribuiti, non ci sono difficoltà eccessive, diciamo che un atleta mediamente preparato è in grado di correrlo dappertutto. E ho cercato di starmene dietro la prima salita con i giovani, comunque Fabio Martinate e Nicolas Bouchard, che comunque hanno fatto l'andatura. Poi quando il traverso, ho iniziato le prime rampe del traverso, ho preso un po' di distacco metro dopo metro, ho preso qualcosa, e poi forse la discesa, che a me mi viene più congeniale, ho incrementato il distacco. Quello che oggi, rispetto alle altre edizioni, si è fatto un po' prima ed era una giornata un po' calda, quindi era molto difficile fare un tempo proprio oggi rispetto alle altre edizioni, sempre molto fresche. La gara per me non è stata complicata perché mi piacciono di più le gare più lunghe,
sopra i 40 km. Oggi l'ho fatta un pochino così di allenamento, sto facendo una serie di garette perché la mia stagione è stata quella passata in cui mi sono concentrata un pochino di più, quindi sono di nuovo in fase di carico adesso e quindi non sono riposata, ho un po' di stanchezza nelle gambe, però ho provato a stare attaccata ai maschietti per crescere, per diventare più veloce, per imparare delle cose nuove dal mio corpo.